Allora, i nostri personaggi sono i più particolari all'interno del film. Diciamo che potremmo un po' dire il tossico e la truffatrice, almeno all'inizio. Potete parlarci un po' dei personaggi, appunto? Sergio è un mediocre fotografo di matrimoni, inetto, indolente, con una particolare fascinazione, come dici tu, per le droghe leggere, quindi un tossico sì, ma non un tossico da marciapiede, che ha dei debiti con le persone sbagliate, quindi è costretto a intraprendere questo viaggio che quantomeno lo allontana da una minaccia incombente. Ma il mio personaggio non è una truffatrice, è una donna d'affari, dai, devo difendere Valeria. Forse è l'unico personaggio che parte come un personaggio cattivo e che poi subisce un'evoluzione in sé, tutta questa storia, tutto questo viaggio che è un po' organizzato anche da lei, come un viaggio d'affari, appunto, e poi si rivela una grande esperienza, un grande cambiamento interiore. Infatti, nel caso di entrambi, poi assistiamo ad una grossa svolta. Sì, perché se immagini la parola crisi anche come opportunità, come nel suo significato più cinese, da un momento di difficoltà comune, tra l'altro, e condiviso, può nascere un'opportunità. Non avviene solo attraverso i nostri due personaggi, ma è un intero gruppo di persone che si ritrova in uno stesso mare magno di insoddisfazione e di problema oggettivo. In quel momento sono bloccati in un paese lontano, truffati, quindi senza denaro, senza possibilità di risolvere la situazione. In loro soccorso viene questo strano accadimento, questo che poi è la magia del cinema, a risollevare le sorti, gli umori, ma le vite in generale, quindi si rendono conto che possono fare qualcosa di più di quello che hanno fatto fino a quel momento. E dell'esperienza in Armenia invece cosa potete dirci? Guarda, è stata un'esperienza bellissima, sicuramente unica. Non saremmo mai andati in Armenia senza Hotel Gagarin, credo, nessuno di noi. Anche come esperienza umana ho trovato delle persone, tutti sembravamo tutti dei bambini in un viaggio scolastico, in una gita scolastica, con una grande passione di realizzare questo film, con grande entusiasmo che ci ha trasmesso il nostro regista. Tutto bello, ma non è stato semplice, quindi bellissima esperienza, meravigliosa, Per loro un po' meno, però perché faticosa. Faticosa, faceva meno 20. e quindi vi invitiamo ad andare al cinema per rendere giustizia a una vera e propria impresa. Non è stato solo un film, è stata una piccola impresa. Possiamo dire che nel film c'è anche una scena leggermente osé tra i vostri personaggi. Ma l'acqua di rose, un Quale? momento di incontro, Posso dire però che io, allora, la nostra scena, come tu dici, osè, io non ero preparata, non sapevo che Simone ci metteva la musica. Io sono rimasta perché c'è una musica sopra che è proprio per me è una musica con la quale io Non sceglieresti non sceglierei di mai come fare. una musica per una scena d'amore. Quindi ho avuto grosse difficoltà, non so se si Infatti sono c'erano viste, fatti ma un paio di cicchetti di Ararat per affrontare, che è io ero un molto in cognac locale difficoltà buonissimo. per la musica che ci hanno messo in sottofondo. Se vuoi essere felice, comincia, la frase iconica del film. Come la interpretate? Per me è un mantra, io sono nato felice e questo non mi ha tolto la necessità e la voglia di ogni giorno fare di tutto quello che è in mio potere per rendere la mia giornata una giornata felice. Ho sicuramente una naturale propensione alla felicità, ma mi applico anche molto e questo credo sia il senso. Non puoi aspettare che il motore arrivi da fuori, devi essere tu il motore della tua felicità. Vi chiedo com'è stato lavorare invece con Simone Spada, che era la sua prima esperienza registica. Piacevolissimo, io conosco Simone da almeno 5 o 6 film precedenti dove era aiuto regia. Ho sempre ammirato molto la sua capacità di stare sul set, non è scontato, a parte una competenza tecnica, ha una cultura cinematografica interessantissima. Ci piacciono cose diverse, ma parlo proprio da spettatori, di gusto, ma è in grado di farti capire la sua idea di cinema e secondo me è stato un bravissimo direttore di arte. A livello tecnico non avevo nessun dubbio, a livello di direzione degli attori
è stata una scoperta, una sorpresa piacevolissima. Ma io pure conoscevo Simone perché ho fatto vari film con lui dove lui faceva l'aiuto regista. Penso che lui si è fatta tanta gavetta prima di arrivare a fare questo film e questo gli ha sicuramente aiutato nel realizzare di questo sogno ed è arrivato, penso, proprio pronto per farlo. Sì. Oh, bel posto, eh! Polimar, ma... Due mesi qua.